Buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, per chi volesse un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Detto questo, come avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere un comparto abbastanza particolare del gioco di Elden Ring, ovvero tutto quello che riguarda la fiamma della frenesia. Voglio fare subito una puntualizzazione: a me tutto quello che riguarda quel tipo di effetto di questo gioco mi fa schifo perché è stato gestito malissimo e adesso andremo poi a capire il perché di questa cosa e secondo il mio personale parere è uno spreco devastante di tempo puntare a utilizzare un personaggio con quel determinato effetto, ovvero con la pazzia. Il motivo è molto semplice: non esistono mostri all'interno del gioco che subiscono la pazzia, sono pochissimi. Quindi in PvE è pressoché inutile. Ovviamente nella build che andiamo a vedere oggi, che per inciso è la solita mia build del Signore del Fuoco, come potete vedere, tutti gli incantesimi della pazzia sono estremamente potenti, comunque i danni sono altissimi, però voi immaginate che quello che vedrete è sino al 50% dell'effettivo potenziale di quella che è la fiamma della frenesia, perché se scattasse lo status della frenesia, il danno sarebbe letteralmente il doppio, cosa che invece si attiva in PvP perché gli altri giocatori ne sono deboli. Un'altra cosa, come vedete in mano ho la spada di magma, quindi non vedremo la lancia della frenesia, ve la faccio vedere, vi faccio vedere la cenere di guerra, ma non la utilizzerò perché sinceramente parlando fa schifo, nel senso, se gli incantesimi comunque vi spaccano in due in una determinata build, la lancia no. Quindi, quello che andiamo a vedere oggi è non solo una build che può effettivamente utilizzare e supportare tutti gli incantesimi della fiamma della frenesia e renderli estremamente forti, ma vi farò vedere in più dove si trovano tutti gli incantesimi, perché non l'ho ancora fatto vedere e prendo la palla al balzo per parlarvi e mostrarvi tutto quello che c'è da vedere sulla fiamma della frenesia. Però ricordate che io ho fatto il video guida di, com'è che si chiama, Irina e Ietta, quello che vi porta a ottenere il sigillo della fiamma della frenesia, che contiene al suo interno l'incantesimo più forte della frenesia, quindi non ve lo faccio vedere quello dove si trova, perché per trovarlo dovrete fare un parkour difficilissimo, che ovviamente vi lascio il link di quella quest in descrizione perché l'ho fatta tutta passo passo, così vedrete dove trovare quell'incantesimo. E se sbagliate siete automaticamente morti in quel parkour, per cui vedete un po' voi, anche perché l'incantesimo finale della frenesia non potete attivarlo sui nemici non umanoidi perché è una presa, letteralmente. Il vostro personaggio fa una presa con le mani, quindi se è un giocatore o un nemico umanoide la fa, se no automaticamente è inutile. Ma detto questo, direi che possiamo partire con la build di oggi. Come stavo dicendo prima, ho inserito gli incantesimi della frenesia all'interno della mia normalissima build del Signore del Fuoco. Quindi è sempre la solita, stesse statistiche, stessi oggetti, ho cambiato solo il sigillo e adesso capirete perché ho questo. Solita spada di magma, solita alabarda con lo scatto del lumiere. Perché la spada di magma è molto semplice: gli incantesimi della fiamma della frenesia giustamente scalano fuoco, quindi tutto quello che è all'interno della build va a potenziare quel danno. E quindi la spada di magma farà dei danni devastanti con la sua cenere di guerra. L'armatura, vabbè, io quella di Malenia, come sempre, sceglietene una voi di quelle medio pesanti, anzi questa sarebbe più leggera, per modo di dire, almeno per avere un po' di difese. Gli amuleti sono sempre gli stessi. Danni sulle abilità caricate, perché sì, tutti gli incantesimi dal primo all'ultimo della frenesia sono caricati. Quello del fuoco, quello che aumenta i danni a vita massima, anche se, devo essere sincero, lo leverei. E qui io ho due scelte e una delle due ve la farò vedere dove si trova, perché non so se tutti lo sanno. La prima è questo, il solito che va a aumentare tutte le difese per compensare
l'amuleto del fuoco che le abbassa. L'altra è questo, che è uno dei sigilli che va a aumentare tutte le varie resistenze, perché è molto semplice: utilizzare gli incantesimi della frenesia causa voi stesso frenesia, però devo essere sincero, mi sembra alquanto inutile. Secondo me è un amuleto sprecato, io sceglierei sempre comunque questo. Diciamo che è migliore, dopo vi faccio vedere al volo dove si trova questo, nel caso qualcuno lo volesse prendere. Come vedete in basso aumenta la resistenza, se non sbaglio. No, quando lo fa vedere, lo farà vedere negli effetti. Comunque vi serve per reggere più incantesimi lanciati sui vostri avversari, o viceversa, per counterare un avversario che vi utilizzi determinati status come la frenesia. Torniamo indietro. Allora, perché utilizzo il sigillo dell'albero madre? Per un semplice motivo: questo a livello generico è il sigillo più forte del gioco, e dato che questa build mi è stata richiesta da un utente e mi ha detto guarda che puoi anche utilizzare gli incantesimi della pazzia supportati da altro, infatti come vedete c'è in mezzo la palla di fuoco dei giganti, dà un potenziale devastante. Guardate il danno magico, che è 353, è molto molto alto. Perché non utilizzo il sigillo della pazzia, che come tutti i vari sigilli aumenta del 20% i danni di tutti gli incantesimi della pazzia? Per un semplice motivo, adesso ve lo faccio vedere. Questo ha degli scaling che fanno vomitare, ok? In totale, sempre più 10 come l'altro, con questa build avrei letteralmente 100 in meno di danno? No, di più, perché questo qui è 228, l'altro è più di 350, quindi è 130 in meno, più o meno, una cosa del genere come calcolo. Quindi avete idea del danno in meno che fate? Anche utilizzando due sigilli della frenesia, non li recuperate 100 e qualcosa di danno fatti da il sigillo direttamente. È vero, con questi sigilli causate più frenesia negli avversari, ma tanto in PvE non vi servono. Se proprio volete utilizzarli in PvP, ne potete utilizzare due, ma comunque fareste pochissimi danni, molti molti meno di quelli che normalmente fareste contro i nemici. Adesso, detto tutto questo, andiamo a vedere i vari incantesimi. Allora, vi farò vedere i vari danni e i vari incantesimi. Partiamo dal primo. Andiamo qui. Allora, ci potenziamo. 1 e 1, 2. Ovviamente fiamma d'ambi la forza, qua va a potenziare anche i danni della frenesia. Beviamo. Questo è il primo incantesimo. Così è caricato al massimo e così invece è lanciato velocemente. Vedete che mi sale la frenesia. Il danno non è altissimo, ma questo normalmente viene utilizzato per uccidere gli avversari, soprattutto in PvP, dalla distanza. Fa comunque quasi 3000 di danno, non è poco. Adesso ripetiamo. 1, 2, 3 e andiamo sull'altro incantesimo. Questo è già più forte, ma nettamente più forte. Come vedete il danno è ottimo. Con 2 dovrei shottarlo. Esatto. E l'ho pure staggerato. Però come vedete già 2 hanno quasi riempito del tutto la barra della frenesia. Adesso c'è il terzo. Questo che andiamo a vedere, letteralmente parlando, è come il cannone di Azur, perché se non sbaglio non ha nessun tipo di limite, ed è per quello che vi dicevo di prendere l'amuleto che aumenta la barra della resistenza alla frenesia, perché lo potete utilizzare per più tempo. Questo l'ho passato. Questo qui, e prima di utilizzare il balsamo mi avvicino per avere il massimo di attivazione possibile. Eccolo, guardate, io tengo premuto. Questo qui è esageratissimo, però vedete? Pazzia. E mi danneggio da solo. Se vado a utilizzare l'amuleto che vi ho fatto vedere, togliamo questo e mettiamo, dov'è? Questo qui.
Vedete la barra della resistenza quanto aumenta? Letteralmente quasi il doppio. Quindi non sembra, ma questo amuleto potrebbe essere una scelta valida per dire chi se ne frega delle difese, tanto sono un caster, grazie a quell'incantesimo posso andare a one-shottare un boss. Sappiate che i boss che vi farò vedere in questa partita moriranno probabilmente con un singolo attacco quello. Quindi non avranno molte chance di vittoria. Adesso riproviamo a vedere quell'incantesimo, solo per farvi vedere il tempo con cui posso tenerlo attivo, non peraltro. I danni saranno leggermente inferiori, ma di pochissimo. Eccolo qua. Guardate, quanto posso tenerlo. E poi una volta finito, fa un colpo così che però non vi causa altra frenesia, e lo potevo tenere ancora. Quindi dovete scegliere voi se puntare a questa combo one shot, anche se questo incantesimo, ve lo dico, si trova nella zona segreta dei giganti, quindi la trovate abbastanza avanti nella trama, oppure puntare a un po' più di difesa con l'altro amuleto, quello da tank. Allora, c'è un incantesimo che non vi ho fatto vedere, questo. È il più potente da utilizzare in PvP, secondo me, ed è il più utile, solo che non posso farvelo vedere contro i mostri perché non li danneggia di base. Questo qui. Queste onde d'urto che fa il personaggio, se colpite un avversario giocante, partirà un'animazione specifica dove lui è bloccato e si prende tutto il danno di questa abilità. Sappiate che causa quasi al 100% frenesia istantaneamente se viene colpita tutta, quindi se l'avversario se la prende tutta nei denti questa mossa. Questo non sembra, ma a livello di gioco, soprattutto di PvP, è estremamente esagerata come cosa, e quindi dovrete essere voi a vedere come gestirvi il personaggio in PvE e in PvP. Il mio consiglio è questo: in PvP, se volete vincere solo di frenesia, vi toccherà usare i sigilli della frenesia, questi. Ne usate due, danno un 40% in più di danno, fate molti meno danni, però gli avversari non avranno difese da quelli che sono i danni proprio degli incantesimi stessi della frenesia. Se invece non vi interessa attivarla al 100%, ma volete dei danni grossi, utilizzate questo qui dell'albero madre, perché è il più forte a livello generico. E soprattutto valutate l'amuleto, se usare questo, quello da tank o quello che aumenta i danni a vita massima. Bene, adesso la prima cosa che andremo a vedere è dove si trova questo amuleto, e poi vi farò vedere le posizioni dei 5 incantesimi che abbiamo visto. No, 5, no, 4 incantesimi, scusate, perché il quinto che non vi ho fatto vedere, che non ho neanche equipaggiato, è quello che c'è nell'altro video, che ripeto, secondo me è completamente inutile. Sì, è figo, one shotate i nemici in PvP, non li prendete, ok? A meno che non siate trasformati o mimetizzati in PvP, quello da invasione, ma in quello da arena è pressoché impossibile utilizzarlo. Invece gli altri, tutto sommato, sono fattibili. Ah, mi stavo dimenticando, vi faccio vedere l'arma. Allora, questa è la lancia della pazzia. Eccola qui, che non posso usarla come peso, ma risolvo velocemente. Non calcolate più le mie statistiche, perché utilizzo l'oggetto che attiva la runa maggiore, mi aumenta tutte le statistiche e posso utilizzare la lancia. Come vedete, adesso posso utilizzarla. Allora, quest'arma normalmente viene utilizzata in un solo modo: scudo a torre e attacchi così. E aspetti che l'avversario muoia di pazzia. Fai prima a morire tu come personaggio tank 10 volte con tutte le build counter che ci sono adesso, che attivarla. Perché non mi piace? A parte perché i danni sono bassissimi, ma questa è la cenere di guerra. Aspetta, vado in un punto più aperto perché devo farvela vedere dall'alto. Guardate, qui. È figa, ma per terra vedete come si espande? Come il simbolo della pazzia. Questo vuol dire che voi l'avversario lo hittate una volta ogni morte di papa, come si suol dire. Volevo dire una volta ogni mille, cambia poco. Guardate, è proprio una cosa stranissima. Voi fate il simbolo della pazzia per terra, è bella, ma un po' inutile. E anche i danni? Adesso andiamo a vedere contro quel mostro là e calcolate che ho le statistiche aumentate per via dell'oggetto cambiato,
Adesso metto addirittura l'amuleto di Alexander e metto anche quello del danno aumentato. Eccolo qui. Quindi in teoria dovrebbe avere molti più danni. Utilizziamo tutti i potenziamenti più il balsamo. Guardate quanto leva poco la cenere di guerra rispetto agli incantesimi. Cioè, ok? Leva quasi meno dell'incantesimo base con cui ammazzate il gigante, con cui ho colpito il gigante all'inizio. Vorrei far notare che comunque la palla di fuoco dei giganti che utilizzo come incantesimo da supporto fa comunque i suoi danni. Ah, una cosa, questo incantesimo qua colpisce da lontanissimo. Quindi potete cecchinarci i nemici, letteralmente. Ok, direi che possiamo andare a vedere dove si trovano tutti i vari oggetti che compongono questa build. L'amuleto e i quattro incantesimi. Bene, come potete vedere ci troviamo al solito punto di grazia qui nella città eterna, quello dove normalmente si prende la strada per andare a trovare il Mimic, ovvero la goccia riflessa. Voi semplicemente prendete torrente. Ci troviamo, per essere pignoli, in questo punto di grazia qui, in questa mappa. Voi dovete arrivare qui, in questa zona, però da sopra. Adesso venite giù di qua, fate questo giro di qua. Se non mi ricordo male dovete venire su di qua, quindi tornare indietro. Non andate su dalla salita, girate qui a sinistra e seguite la strada giù di qua, saltate qui giù, ok, poi venite avanti di qua. Sì, è un po' particolare, se non esplorate questo oggetto non lo trovate nemmeno a pagare. Venite giù di qua, si saltava, muoio? No, ok, prendete solo un po' di danno. Se non mi ricordo male si dovrebbe vedere un oggetto, se non mi ricordo, su un pilastro, tipo da lì si scende, dovrebbe essere qui in giro, perché io non l'ho preso, quindi dovrebbe esserci. Ah, eccolo lì, è direttamente qui per terra, e qui trovate l'amuleto, eccolo qua. Siamo in questo punto e se non ci venite, come vi ho appena fatto vedere, non potete arrivarci, e sappiatelo, non potete nemmeno scendere, perché qui poi la strada è bloccata sia da una parte che dall'altra, e se scendete ci lasciate le penne. Ok, e qui si trova quell'amuleto. Adesso andiamo a vedere dove si trovano tutti i vari incantesimi, e intanto vi faccio vedere anche dove si trova la lancia della frenesia. Ok, il primo incantesimo che andiamo a vedere è questo, quello leggermente limitato, che usa questi colpi in avanti e poi si ferma. Ci troviamo in questo punto qui a Sepolcride. Perché vi faccio vedere proprio questo? Diciamo che ve li voglio far vedere in maniera cronologica, come tecnicamente li potreste raccogliere a livello di tempistiche. Siete a questo punto di grazia e dovete arrivare in questa chiesetta qui. Semplicemente ci sarà da fare una strada qui che fa tutto il giro e arriva qua. Adesso ve la faccio vedere. In più prendo la palla al balzo. Siamo di notte, come vedete c'è il cavaliere notturno di questa zona, perché non seccarlo facendovi vedere direttamente la potenza di questi incantesimi? Dov'è quello, l'ultimo, questo qui, su un nemico che tecnicamente è abbastanza forte in teoria. Vediamo un po'. Muori? Yes! Letteralmente parlando, se non mi avesse toccato l'avrei one-shottato. Direi che hanno il loro perché gli incantesimi della frenesia con questa build. I danni sono, diciamo, notevoli. Ok, ci sarà una clip in meno in fondo, dato che ho appena one-shottato un boss. Allora, partendo dal punto di grazia, vi faccio vedere il punto. Questo, bersaglio, questo. Da qui andate dritti su di qua,
da questa strada, anche se è notte direi che si vede senza problemi. Allora, ignorate tutti gli animali che, come vedrete, piano piano acquisiranno gli occhi gialli, perché questa zona è una di quelle infettate dalla pazzia. Infatti arriverete in un villaggio dove ci sono un sacco di nemici e cose del genere. Andate verso destra, perché voi dovete praticamente girare a spirale e arrivare dove c'è la costruzione in cima alla montagna. Visti i topi che hanno gli occhi gialli? Anche i nemici? Questi hanno tutti gli occhi gialli, infuocati. Via! Siamo quasi arrivati, eccola qua. Questa è tipo la chiesetta. Voi entrate qui dentro e qui, a questa parete, anzi questa colonna, ci sarà l'incantesimo. Attenti perché i topi vi fanno un danno devastante. C'è anche la goccia. Prendete tutto e scappate. Consiglio personale, perché tutti i nemici infusi dalla frenesia sono veramente iperpotenti. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere il prossimo incantesimo. Anzi, in realtà sono praticamente tutti, perché ce ne sono due incantesimi e la lancia sono nello stesso identico punto. Per cui andiamo a vedere i prossimi. Ok, ci troviamo nel prossimo punto. Qui, tecnicamente parlando, ci sono due incantesimi e la lancia. Allora, siamo in questo punto di grazia qui della mappa. In questa zona purtroppo ci si arriva facendo un giro lunghissimo. Dovrete necessariamente sbloccare l'Accademia di Magia, sbloccare il teletrasporto che c'è in questo punto, prenderlo, arrivare fino a qui e da questo punto farvi tutta la strada fino a qua, dove ci sarà l'imboccatura della montagna, e poi venire su. Dovete stare molto attenti. Questa torre, che è il punto dove si trova uno dei due incantesimi, ha in cima un gruppo di evocatori che farà un incantesimo a mo' di occhio di Sauron gigantesco in cielo, che è l'occhio della pazzia, e vi causerà, giusto appunto, pazzia se non vi nasconderete dietro dei sassi, degli alberi. Quindi fate molta attenzione. Quindi tutta l'area di questa zona, compresa questa costruzione, questo villaggio e la cattedrale che si trova qui in cima, saranno avvolte dalla pazzia e tutti i nemici ne saranno potenziati. Qui si trova l'incantesimo che fa tutte le onde d'urto attorno, quello estremamente forte in PvP, che vi consiglio di prendere. Qui, se arriverete in questa cattedrale, verrete invasi dall'NPC che ha la lancia della frenesia. Attenzione, perché è estremamente forte, perché è tipo l'araldo della pazzia, una roba del genere. E qui, di fianco a questa torre, in questo punto qui più o meno, ci sarà uno scarabeo che dovrete uccidere per ottenere, diciamo, quella che è l'incantesimo che spara quel raggio dritto dagli occhi che vi serve per, diciamo, uccidere i nemici che scappano o cecchinare gli avversari lontanissimo. Partendo dal punto di grazia, voi venite verso la torre. Ovviamente io qua ho già ucciso tutto e ho già anche preso l'incantesimo e fatto tutto quello che c'è da fare. Venite qua, attenti, perché qui ci sono due topolini piccoli e uno di quelli grossi infusi con la pazzia. Se li riuscite a uccidere dalla distanza è meglio. Voi venite qua, salite su di qua. In teoria, quando arrivate qua, potreste avere abbastanza arcano il potere per utilizzare il soffio di fuoco, dato che i nemici sono lì sopra e voi, anche solo mettendovi qui dove c'è il buco della scala, verrete colpiti dalla frenesia. Vi do un consiglio: fate così. Sappiate che i danni esplosivi passano al pavimento e anche i soffi, quindi per ammazzarli senza rischiare, se avete comunque un chiarico tipo questo, uccideteli. Qui sopra, come vedete, ci sono le scritte e ci sono anche della gente morta col sangue. Semplicemente uccidete tutti e prendete l'incantesimo. Torniamo al punto di grazia, perché tecnicamente una volta che avete fatto quella cosa lì, venite ad attivare il punto di grazia. E vi dirigete stavolta verso la costruzione. Quindi adesso faremo questo giro qui, così, a zig zag fino in cima alla cattedrale. Venite qua. Adesso, per fare prima e uccidere lo scarabeo, facciamo una cosa. Mio equipaggio questo, che è il sigillo del fuoco dei giganti, così posso lanciare la palla di fuoco da cavallo. Ignorate i nemici perché sono esageratamente forti e resistenti al fuoco, quindi la mia palla di fuoco non gli fa nulla. Via, li ignorate completamente. Vedete qui dove c'è questa torre? Adesso non so se in sottofondo si senta, ma c'è il rumore di uno scarabeo che dovrebbe essere qui a sinistra, in mezzo alla vegetazione. Adesso non so se riesco a mirarlo. Eccolo lì, quello.
voi dovete ucciderlo in maniera che vi dia l'incantesimo. Vediamo se l'ho shottato. Sì, è questo? Vediamo un po'. Non mi dà niente, quindi no. Allora ce n'è un altro, perché ce ne sono due o tre. Ne sento un altro. Eccolo, è uno di questi. Vediamo un po'. O è uno e l'altro. Eccolo lì, era quello. Ah no, gli altri sono i topi con la pazzia, quindi fate attenzione. Tanto li ammazzo e poi vi faccio vedere dove sono. Morto. Come si suol dire, una palla di fuoco nei denti è meglio di mille parole. Allora, siamo esattamente in questo punto qui. Quindi non era qui, ma è qua. Segnatevelo, perché questo è il punto esatto dove si trova lo scarabeo che una volta ucciso vi dà quell'incantesimo là. E se volete anche la lancia, vi basterà arrivare fino alla chiesetta che c'è in cima. Venite di qua, seguite la strada. Attenti ai nemici, sto andando dalla parte giusta? Mi sa di no. No, esatto, devo tornare indietro, perché dovete andare su per una salita. Attenzione, perché il gioco vi butterà giù da torrente automaticamente, perché apparirà l'invasore, quello che vi ho detto prima, che è quello che vi dà la lancia. A questo punto qui tipo vi butta giù, qua. Una volta arrivati a questo punto, semplicemente l'invasore vi attaccherà, voi lo uccidete, e dopo arrivate qui, a questa chiesetta. Anche qua ci sarà la solita goccia per portare su le cose, le ampolle. Il punto di grazia, e sì, c'è anche la Vergine per fare la quest di Varè, ma tanto ormai questa qui non si utilizza più, si utilizza l'altra. Detto questo, andiamo a vedere dove si trova l'ultimo incantesimo, che si trova nella zona segreta della vetta dei giganti, quindi lo prenderete avantissimo, ed è quello che non ha limite, che potete attivare finché non entrate nello stato di pazzia o finché non finite punti azione. Bene, ci troviamo nella zona segreta della vetta dei giganti per trovare l'ultimo incantesimo legato alla frenesia. Come vedete ci sono quattro linee di luce all'orizzonte. Adesso vi andrò a spiegare il perché. Siamo in questo punto di grazia, che tecnicamente è quello tipo al centro di quest'area. Tutta questa parte di mappa è invasa dalla nebbia, o comunque dalla bufera di neve, quindi non vedete, solo dall'area del fiume in su, più o meno, quindi da metà della mappa. Questi quattro punti li ho messi perché, seguendoli tecnicamente, mi faranno arrivare a queste rovine senza tirare giù troppi santi dal cielo, perché in queste rovine qui si trova l'ultimo incantesimo. Attenzione, in quest'area verrete invasi da uno spirito, io l'ho già ucciso ovviamente, quindi nessun problema, però voi state attenti che è meglio. Adesso, partendo dal punto di grazia, andiamo verso quella direzione. Ripeto, vi consiglio anche a voi di segnarvi punti come ho fatto io, in maniera da capirci, anche perché adesso pian pianino più mi avvicinerò a quella zona più non ci si vedrà nulla, e devo cercare di tenerla più larga possibile, perché sennò se vado in quella direzione la mia visibilità diventerà nulla. Devo stare attento a sti bagagli qua, perché mi sciottano. Ok, attenzione a quest'area molto aperta, perché ci sono degli spiriti che appaiono e vi attaccano, e non sembra, ma fanno un sacco di male. Adesso, come vedete, non è apparsa la nebbia perché ho fatto questo giro. Attenti ai giganti, perché sono tutti invasi dalla pazzia. Voi dovete cercare un'area completamente chiusa, letteralmente, a quattro pareti, e ci dovete necessariamente saltare all'interno con torrente. Dovrebbe essere questa, che ci si entra, ecco qua, da quella roccia lì, se non sbaglio. O da di qua? Da di qua, ok. Fate così. Poi venite qua, salite su qui. Ah, ho sbagliato. Dovete comunque entrare qui dentro. Adesso non mi ricordo se ci uscivo direttamente da qua. Vediamo. Ah, qua. Se il nemico non mi colpisse, ce la faccio. Correte. Doppio salto. Olè. Una volta qui dentro, scendete. Tanti nemici non possono entrarci qui dentro, quindi nessun problema. Scendete giù. Ci sarà la solita porta da aprire. E qui ci sarà l'ultimo incantesimo. Eccolo qui. È molto molto forte, diciamo molto facile da trovare. Ripeto, arrivare in questa zona sarà estremamente semplice. È in questo punto preciso delle rovine, qui in basso.
ripeto, cercate di fare il giro più in alto che potete in maniera da evitare la bufera di neve e facendo in modo di vederci. Vi sono venuto giù perché sennò i nemici continuano a targettarmi. Detto questo, per la guida di oggi è tutto. Spero che questa guida su tutto quello che è il mondo della frenesia, mettiamola così, vi abbia fatto capire quanto può essere forte, ma anche quanto può essere debole questo tipo di effetto negativo. Ripeto, a me non piace, ma non perché non mi piace la fiamma della frenesia, perché è stata gestita male all'interno del gioco. Se la volete utilizzare con una build come questa, comunque otterrete ottimi risultati a livello di danni. Come vedete, io ho mantenuto questo amuleto perché non sembra, ma fare la combo come la cometa di Azur con quell'incantesimo là non sembra, ma è ottimo soprattutto per one shottare i boss. Detto questo, vi lascio, come ho detto prima, una o due clip contro qualche boss a caso della mappa, anche se ne ho già shottato uno durante la registrazione della guida. Qui è tutto, come sempre dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby, che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video.